il tuo vero nemico non è il mercato, non sono i competitor, non sono i tuoi colleghi, il vero nemico è te stesso. Mi chiamo Tommaso Migliore e sono l'amministratore delegato e fondatore di M.M. e i nostri clienti sono banche e società di gestione che utilizzano i nostri modelli, i nostri algoritmi per il loro processo di investimento. E inizialmente c'è da dire che uno sviluppa un modello in camera propria, sviluppa una prima idea, ha bisogno di una validation, cioè devi andare poi a un certo punto fuori a parlare con la gente e vedere qual è il feedback. Noi diciamo che il primo vero feedback è stato un appuntamento che mi ricorderò per tutta la vita a Lugano da questo grande gestore, seconda volta in vita mia che mettevo la cravatta credo, e dopo un'ora e mezza di chiacchierata dove veramente al cardiopalma ci dice: ragazzi, avete due strade, una strada è la via accademica, e poi ci guarda e invece ci dice: ragazzi, oppure non pubblicate niente e sono sicuro che avete il potenziale per far girare su questo modello 10-15 milioni di euro. Di colpo abbiamo capito con una frase il campionato in cui dovevamo giocare. Fino a quel momento mi ero concentrato solo sul prodotto, non avevo ancora l'idea del mercato. In quel momento lui mi ha dato la visione di dove potevamo andare. E io, diciamo, questo episodio cerco di ricordarmelo sempre, perché secondo me nella vita di un imprenditore è una vita fatta di no per prendere ogni tanto qualche sì. E quei sì, soprattutto quelli che ti danno l'occasione di alzare la testa, di aumentare la velocità, sono degli episodi che uno si dovrebbe ricordare sempre. Un concetto che è importante a mio avviso per essere innovativi è l'ambiente in cui ci si posiziona. Per noi è stato Talent Garden. Il consiglio che mi sento di dare è appunto quello di trovare assolutamente una realtà che permetta di avere quello scambio di opinioni e di idee con persone che non vedono il mondo come lo vedi tu, perché può soltanto arricchire la tua visione. Alla fine della fiera la verità è che per provare a giocare quel campionato lì devi avere la serietà di conoscere i tuoi limiti e non avere paura di metterti in difficoltà.